Il sogno di Alessio è di diventare una drag queen. Io vorrei essere Electra Bionic perché innanzitutto è bellissima. Per me vederlo felice è la cosa che mi riempie. Cioè, tutti i sacrifici, esci da lavoro, corri qua, cioè svaniscono perché so che lui è contento e felice. Faccio la drag queen da 20 anni. Mi chiamo Dario Bellotti, in arte Barbie Bubu. Divano, posizione divano, ragazzi. Qui al Piccolo Teatro Comico mi sono ritrovato a insegnare la mia arte di spettacolo. Gli allievi che mi arrivano in questa scuola sono persone che desiderano fare la drag queen e così piano piano iniziamo a costruire personaggi insieme. La drag queen ognuno la immagina come vuole, come desidera. Cosa mi affascina è il fatto di essere qualcosa che nella vita forse, senza forse, non potrò mai essere. La drag queen invece è diva, è proprio diva per definizione, per cui è molto, molto faiga, mettiamola così. Usiamo questa terminologia un po' più fine, molto 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 bella, molto, sono favolosa, mettiamola così. Il sogno di Alessio è di diventare una drag queen. Io vorrei essere Electra Bionic perché innanzitutto è bellissima. Ha un atteggiamento molto femminile e i suoi vestiti sono stupendi, anche lei è stupenda. Per me vederlo felice è la cosa che mi riempie, cioè, tutti i sacrifici, esci da lavoro, corri qua perché noi abitiamo fuori Torino, cioè svaniscono perché so che lui è contento, felice, quindi va bene così. Stiamo perlustrando la zona di fianco alla sala teatrale del Piccolo Teatro Comico. Allora, cosa troviamo di tutto di più? Beh, partiamo dal Gabibbo, già mi sembra una partenza bella, bella spessa. Il costume per noi attori non è solamente appunto un abito, un pezzo di stoffa, cioè c'è un vissuto, c'è una storia. E qui, vabbè, Principesse Sissi, Biancaneve, Cenerentole, Il Signore degli Anelli. Prima passeggiando in mezzo a questi 1500 costumi, ogni costume parla perché comunque ha qualcosa da dire, magari è stato protagonista di uno spettacolo, è legato magari a un collega che lo ha indossato. Tutta la zona dedicata al Medioevo, guardate qui maniconi di quelli importanti, è la nostra vita. Facciamo vedere. Oh. C'è molta discriminazione su queste tematiche, su questo argomento. Avete per caso subito qualche attacco, qualche episodio? Purtroppo sì, la discriminazione c'è, e quello che mi fa più male è che parte dalle famiglie, cioè quindi una persona adulta che lo insegna a un bambino. È proprio una cosa che per me non esiste. Quello che ho insegnato a loro, oltre all'educazione, c'è la regola fondamentale, il rispetto per se stessi e per gli altri. E quindi purtroppo c'è. Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo convivere. Io dico sempre a lui: non andare a attaccare, ma difenditi. Non ho passato una bella vita. Ho dovuto lottare per averla. E mi ritrovo con dei ragazzi giovani insieme a me che non sanno che cos'è la lotta, forse perché si sono trovati già tutta la pappa pronta. E dobbiamo pensare soltanto che qualche anno fa era proibito sposarsi tra lo stesso sesso. Quindi questa scuola è stata aperta anche pensando a questo. Perché non dare questa forza a qualsiasi forma sia l'amore per l'arte?